E Radio Radicale siamo con la senatrice Sandra Zampa del Partito Democratico uh, per parlare, eh, mi sembra strano, dell'emergenza Covid. Perché? Perché abbiamo visto l'inasprimento dei... Del, del, della pandemia in, in Cina, dove tra l'altro le autorità eh, molto poco opportunamente hanno, eh, ehm, hanno bloccato di fatto la diffusione dei dati eh, sul Covid senza alcun tipo di spiegazione. Questo è un po' è il fallimento del modello. Zero contagi, che si è data che si è dato la Cina, che diciamo non ha risolto il problema. Adesso il problema si trasferisce da noi. Sembra, un po sembra che siamo ritornati nel febbraio del 2020, quando il ministro degli esteri Di Maio eh, bloccò i voli dalla Cina. Qui ancora non siamo arrivati al blocco, ma siamo arrivati alla disposizione del tampone antigenico per chi arriva dalla Cina. Allora chi l'ha stabilito? L'ha stabilito eh, un presidente di regione il ministro della salute Schillaci con un'ordinanza. Allora oggi al Senato è stato chiesto al ministro della salute di eh, eh, qualcosa. Che cosa avete chiesto? Abbiamo chiesto al ministro Schillaci di venire in aula a riferire su quale decisione è stata presa, come è stata assunta, quali, qual è la strategia soprattutto. A dire la verità ci sono delle precisazioni rispetto a quello che lei mh, ha ricordato. Prima di tutto fu il ministro Speranza. A predisporre insieme al Ministro Di Maio il blocco dei voli, eh, in secondo luogo non è tanto la strategia di infezioni zero, che pure certamente in parte diciamo, corrisponde a un'analisi corretta, quello che lei dice, ma manca di una seconda parte. Questa seconda parte è legata alla qualità del vaccino. Abbiamo sempre saputo che il vaccino cinese è un vaccino che viene bucato tranquillamente e che non, eh, non ha concorso a immunizzare eh, il, il popolo cinese o comunque a rendere il popolo cinese più eh, capace di una risposta immunitaria efficace. Eh, diciamo così, non abbiamo chiarezza sui numeri della Cina, sono 5.000 decessi al giorno. È vero? Non è vero? Corrispondono davvero alla realtà? Ecco, questo eh, diciamo è anche una delle cose che forse l'OMS farebbe bene a tentare di conoscere, di fare conoscere. Loro non hanno chiesto, non hanno protestato. Mi sembra che non. No, però secondo me c'è una richiesta oggettivamente. Insomma, vorrei vedere e non ripetere tutti gli errori uno per uno. Però lo dico anche rispetto a questo Paese. Perché, non solo perché oh, proprio poco fa abbiamo avuto la discussione generale in Aula sulla finanziaria e abbiamo dovuto ribadire che di fatto per la salute non c'è niente, dopo che abbiamo detto tutti: maggioranza di allora e opposizione, oggi invertite le parti. Ma tutti avevano detto mai più, invece qua ci siamo un'altra volta, stiamo tornando a tagliare i fondi destinati alla sanità come avveniva prima della pandemia. Ma soprattutto. Di fronte a quanto sta avvenendo, io vorrei sapere dal ministro Schillaci quali sono le strategie per una ripresa della campagna vaccinale efficace. Cioè cosa e come il Ministero della Salute sta promuovendo la vaccinazione. Perché in realtà noi stiamo parlando anche qui eh, di un semi-abbandono del campo non si capisce più chi è che deve promuovere rispetto a chi una gran... ba guardi, basti pensare, parlare con un, un po' di persone in treno guardi, una conversazione in cui lei scoprirà che c'è una confusione totale su chi deve accedere alla quarta dose alla quinta dose, c'è gente che si va a fare la quinta dose, c'è gente che oggi fa... la normativa per la quarta dose che cosa prevede? Che la prendano gli over 60? Gli oppure... over 60 e tutti i fragili devono assolutamente ma noi siamo già alla quinta quindi c'è gente che non ha fatto manco la terza, c'è un minimo controllo, c'è una campagna vaccinale che viene gestita da qualcuno o tutto quel patrimonio, quella fatica enorme, quel grande investimento di risorse è stato abbandonato? C'è anche una grande diffusione ancora, quindi benissimo eh, controllare chi arriva, a parte il fatto che. Mh, io ricordo la violenza con cui fu assalito all'epoca il al ministro Speranza per avere sospeso i voli che arrivavano dalla Cina, ma anche la violenza dell'aggressione con cui fu rimproverato del fatto che si controllavano solo i voli che arrivavano direttamente dalla Cina, ma non si controllavano perché non si riusciva a controllare i voli che triangolavano da altri paesi. Allora adesso io gli rifarei la stessa domanda: state controllando i voli che arrivano dalla Cina e basta? o state controllando tutti coloro che arrivano dalla Cina anche passando per piattaforme, cioè per aeroporti che non sono dislocati, che magari sono Parigi, Londra, la Germania, i Paesi Arabi... Allora, voi avete chiesto arabi. al Ministro Schillaci di venire qui a riferire? Abbiamo chiesto al Ministro Schillaci di venire eh, a riferire in aula su che cosa ha fatto ma cosa pensa di fare. Certo. Eh, avete chiaro se lui ha fatto un'ordinanza uh, per tutti gli aeroporti, per, che, diciamo, per, per aerei che vengono dalla Cina? Perché ho visto che l'assessore alla salute D'Amato, che tra l'altro è candidato alla Regione Lazio, uh, ha fatto un'ordinanza per, per Fiumicino. Allora uh, avete capito che tipo di, 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 di ordinanza ha fatto invece Schillaci? Io ho capito che c'è un intervento su Milano. Ah, solo su Milano. Mi risulta però che il tampone ora sia anche previsto per con anche per Fiumicino con anche diciamo la, la sequenziazione del virus per capire se c'è una variante che noi non abbiamo ancora, non conosciamo. Perché è ovvio che questo potrebbe rappresentare un problema. Ancorché il, la quinta dose vaccinale che dovrebbe essere in questo momento in circolazione e dovrebbe venire impiegata, dovrebbe tener conto di una serie di varianti, comprese quelle che ancora non sono state, diciamo così, individuate. Chiarissimo. Bene, io la ringrazio, grazie alla senatrice Sandra Zampa grazie del Partito Democratico. Grazie.